Ecco, Live. andando. Ok, siamo già online, ragazzi. Siamo già online, quindi io farei un conto alla rovescia di 30 secondi e poi iniziamo. Butti il link sulla chat? Io Assolutamente sì. porto. Un conto alla rovescia, se fosse. Ragazzi, ciao a tutti. Oh, è uscito Fabio, adesso rientrerà. Ok, buonasera a tutti. Siamo qui come rappresentanti di Italexit per l'Italia, il partito fondato da Gianluigi Paragone, e vogliamo raccontare i nostri No Green Pass Day, cioè questi giorni di raccolta firme contro l'abominio dell'obbligo del Green Pass. Allora, adesso sta rientrando Fabio Montoro. Ecco, innanzitutto ci presentiamo. Io sono Massimo Gianangeli e sono il coordinatore regionale di Italexit delle Marche. Poi vedete Luciano Bosco, che è coordinatore regionale di Italexit del Piemonte. Poi vedete Fabio Montorro, che è il coordinatore regionale della Liguria, e infine Massimo Cristiano, che è coordinatore regionale della Calabria. Quindi abbiamo tutta Italia, nord, centro e sud, insomma, rappresentata, diciamo così, rappresentata. Allora, noi vogliamo raccontare questi No Green Pass Day perché sono stati dei momenti anche da un punto di vista emozionale molto forti. Abbiamo visto una risposta molto forte delle piazze, code di persone che sono venute a firmare così e volevamo condividere innanzitutto con voi queste emozioni e queste sensazioni, quello che abbiamo sentito dire Banchetti, quello che ci ha raccontato la gente, le perplessità. E quindi io inizio subito a dar la parola, facciamo un giro da nord a sud adesso, il primo giro, no? Siete d'accordo, ragazzi? Allora, do la parola subito a Luciano Bosco, coordinatore del Piemonte. Vai, Luciano. Grazie Massimo, ciao a tutti, buongiorno. Che dire, Torino è stata una sorpresa. Doveva la raccolta firme iniziare alle 15 presso uno dei giardini in centro a Torino. Siamo arrivati mezz'ora prima per montare il banchetto e già c'erano persone che ci chiedevano di firmare. E così è andata avanti fino alle 8:30 di sera. Noi avevamo 10 lavagnette con 10 fogli in contemporanea a raccogliere firme. Queste lavagnette non sono quasi mai state posate sul tavolino e fino alle 8:30 è stato un continuo. Fabio. Benissimo. Vai Fabio Montorro dalla Liguria. Buonasera a tutti. Allora, sì, anche noi diciamo che è andata incredibilmente bene. Noi abbiamo iniziato con una prima manifestazione il 19 luglio, è una manifestazione quasi inaspettata perché era uscita nelle prime voci delle conferme per il Green Pass e abbiamo organizzato una manifestazione lampo che è andata incredibilmente bene. Sull'onda di quello, il 24 abbiamo iniziato a raccogliere le firme a Cairo Montenotte, una piccola cittadella della Val Bormida in provincia di Savona, una cittadella di 12.000 abitanti. Siamo riusciti a raccogliere dalle 9 del mattino fino intorno alle ore 12.30 975 firme. C'è stato un flusso continuo di persone. E la cosa che più è stata positiva è vedere persone vaccinate, convinte, che hanno comunque firmato per fermare il Green Pass, diciamo, perché sono consapevoli che è un atto veramente di privazione della libertà. Le lavagnette non sono quasi mai state posate. Sì, questa cosa, Fabio, secondo me va ribadita un po', no? Perché ha firmato i nostri banchetti gente con il Green Pass in tasca, tutto sommato, no? Gente che però ha firmato lo stesso e questo è molto importante perché vuol dire che l'abominio del Green Pass è un problema di tutti, non solo di chi non si vaccina o di chi magari è contrario, diciamo, ecco, appunto, al vaccino, eccetera, ma è un problema di tutti, no? Questo è molto significativo.
dimostra anche il fatto che comunque noi non siamo un gruppo Novax, questo va ribadito e ci tengo a sottolinearlo, perché la scienza e la medicina come i vaccini hanno salvato generazioni intere di persone, quindi non facciamo l'errore che, di essere scambiati per Novax, non siamo Novax, solo si tratta di fare le cose con un criterio, visto che siamo ancora in una fase sperimentale piuttosto alle fasi iniziali, oserei dire, visti i risultati, è chiaro che uno deve essere più che libero di vaccinarsi o no, e non deve essere comunque in base alla sua decisione privata della sua libertà, quindi credo che questo vada sottolineato. Assolutamente, assolutamente sì. Io racconto un attimo dalle Marche. Dalle Marche è stato un po' un tutto di corsa, no? Come un po' abbiamo fatto tutto. Dopo racconteremo anche come è nata questa idea dei no Green Pass Day dentro Italexit, no? Però insomma tutto di corsa, ma la cosa bellissima è vedere gente un po' da tutte le Marche confluire su quei due primi spazi che avevamo allestito, Fano e Porto Recanati, quindi gente da Jesi, gente da Macerata, gente da Fermo, gente da Pesaro, gente confluire su, non so, su Porto Recanati, quindi farsi, non so, tre quarti d'ora di macchina apposta per venire a firmare, senza contare poi quelli che hanno chiesto di poterci dare una mano per la raccolta, con i moduli, eccetera, per raccogliere le firme, fare... In alcuni paesi hanno fatto un firma point, non so se lo sapete, però insomma, in alcuni paesi delle Marche, tutto spontaneamente, questa è stata una cosa di popolo molto, molto bella, secondo me. Massimo Cristiano, che è successo in Calabria invece? Sì. Intanto buonasera a tutti e grazie per aver organizzato questa opportunità, questa tribuna per poter appunto illustrare quello che è stato, secondo me, una grande... grande giornata, una grande giornata di popolo. Anche noi in Calabria abbiamo avuto veramente un qualcosa di grandioso. Mi corre l'obbligo di ringraziare tutto il gruppo calabrese, tutti, indistintamente i coordinatori provinciali, cittadini. Noi abbiamo organizzato in pochissimo tempo, in ben quattro città, a Cosenza, a Lamezia, a Reggio Calabria, a Crotone, è veramente stato un assalto veramente che non ci aspettavamo, una così, con una partecipazione così massiccia di persone. Io sulla Lamezia nemmeno il tempo di montare il banchetto, che già la gente era in fila lì in attesa, e questo è veramente è un segnale forte, perché qui tante persone hanno ben compreso quello che sta succedendo, tantissime, sono forse milioni di persone, perché noi oggi abbiamo raccolto in Calabria 1500 firme in 3 ore, quindi, ma se i banchetti fossero diciamo ancora attivi, penso che qui, rapportato a tutta la penisola, qui siamo su una platea veramente immensa di persone che sono stanche di tutto quello che sta succedendo, perché il messaggio forte è questo, qui è un messaggio forte di libertà, e dicevate bene, perché qui ai banchetti si è riversata la gente, indipendentemente dal vaccino o meno, anzi molta gente ha rimarcato questo aspetto, con il Green Pass in tasca hanno firmato questa roba, perché hanno ben compreso che qui si sta andando ben oltre quello che sono i canoni di un paese libero, un paese democratico, che fonda il tutto su una Costituzione che parla chiaro su alcuni aspetti. E quindi io sono ben contento di far parte di questo grande gruppo di Italexit, questa grande organizzazione politica che ha dato dimostrazione di compattezza su tutto il territorio nazionale, e in Calabria stiamo facendo molto, molto, ci stiamo impegnando tantissimo tutti indistintamente. Veramente un plauso va a tutti i militanti, i coordinatori, per quello che stanno facendo. Noi ripeteremo il tutto venerdì faremo
o una grande manifestazione sulla Mezza Terme, dove daremo spazio e voce a dei medici che diranno alcuni passaggi, perché qui oggi siamo entrati nel verbo unico, quindi è importante anche divulgare un altro un pensiero di verità poi alla fine. Quindi noi ripeteremo quello che abbiamo fatto sabato in Calabria, venerdì dalle 18 in poi alla Mezza Terme in piazza San Domenico, a Castrovillari e a Crotone. Quindi continueremo qui la nostra battaglia di civiltà e poi domenica saremo come insieme a tutti voi lì a Roma, e poi consegneremo tutte le firme per come abbiamo illustrato a Gianluigi per il ricorso che abbiamo preannunciato, il ricorso al TAR. Parleremo assolutamente delle iniziative, no, che intendiamo portare avanti, sia anche abbiamo anche uno staff legale, no, dentro Italexit. Adesso a me piacerebbe fare un flash con Luciano. Dai, Luciano, se ti va di dire come è nata questa iniziativa dentro Italexit, perché non è secondario il fatto di essere un partito organizzato, no, di avere delle reti. Poi racconta, insomma, anche perché. Certo. Spesso si pensa che un partito decide, una persona decide e tutti fanno, no? No, siamo un po' un partito rovesciato. Siamo un po' un partito rovesciato, un partito che si sta costruendo dal basso, e questa è la volontà, cioè di costruire un partito partendo dai territori. E dai territori sono arrivati i primi input. Quando si è iniziato a sentir parlare del Green Pass, la gente ha cominciato a preoccuparsi. Come giustamente diceva Massimo, chi si preoccupava non era né un Novax né un Sivax, perché in Italexit c'è gente vaccinata, c'è gente che non si è ancora vaccinata o gente che non si vuole vaccinare. C'è veramente un purpurì di persone, ma questo è un attacco alla libertà costituzionale, è un attacco alla democrazia, e la gente... ci ha veramente chiesto di intervenire. Abbiamo fatto una call lunedì settimana scorsa alle 7:30 di sera, che abbiamo concluso alle 9, dicendo che dovevamo in qualche modo scendere in piazza e dare voce alle persone. Ormai la politica viene fatta da tutti i partiti sui social. Noi vorremmo riportare la politica nelle strade e far discutere la gente. Quindi ognuno di noi nelle nostre regioni, nelle nostre province, ha cominciato a chiedere le autorizzazioni o alla questura o ai comuni, e abbiamo deciso di partire con un fine luglio e tutto agosto, mettendo banchetti in tutte le città, in un numero più elevato di comuni possibili, per dare voce ai cittadini. Dare voce ai cittadini. E personalmente io sono rimasto veramente molto stupito a Torino, perché dai 20 agli 85 anni, cioè, non c'erano fasce di età, c'era gente che è uscita di casa con una temperatura anche abbastanza alta, che è venuta a votare, ma è venuta a votare per la libertà. A firmare. È venuta a firmare per la libertà. Sì. La gente era veramente imbufalita, e qua veramente non si è mai parlato di vaccini durante le 5 ore e passa che siamo stati ai tavolini. Si è parlato veramente di democrazia, di libertà e di un governo che sta calpestando i diritti dei cittadini. Questo è stato veramente, veramente molto, molto, molto bello sentire queste cose qua. L'organizzazione Italexit, siamo stati anche attaccati da qualcuno dicendo che non siamo un partito. Ecco, cominciamo ad avere un'organizzazione capillare, basta andare sulla pagina nazionale per vedere in quanti comuni stiamo esponendo i banchetti. Anche noi, come Massimo nella sua regione, nei prossimi giorni, a partire da stasera, sabato avremo quattro città, capoluogo di provincia, che esporranno i banchetti. Andremo avanti per tutto agosto. Tra l'altro, siamo stati anche sollecitati molto da persone che ci hanno scritto per dire
ma io non riesco a raggiungere il banchetto, non abito proprio vicino a una città, e abbiamo messo un form di sottoscrizione online sul nostro sito piemontese, perché almeno chi non ha la possibilità può comunque firmare questa petizione. Sì, io volevo dire una cosa, no? L'ha detto bene Luciano, cioè questa qua è stata una decisione condivisa tra tra il leader politico del partito, che è Pierluigi Paragone, con tutti i rappresentanti del territorio, con tutti i coordinatori regionali, decisa lunedì e presentata mercoledì mattina, 24 ore. Giovedì sera eravamo nelle piazze, abbiamo riempito le piazze. Insomma, per un partito che sta nascendo così, che è appena nato, siamo ancora un po' embrioni, diciamo così, non è una prova di poco conto, a mio parere. Qui serve una risposta forte contro uno Stato che in maniera forte ci aggredisce, e crediamo che il partito possa essere, un partito organizzato così, possa essere una leva, uno strumento. Non so cosa ne pensi, Fabio, tu che tra l'altro eri anche, come hai detto prima, hai accennato, no? Avevi già organizzato una manifestazione su Genova, no, antecedente al Green Pass Day, già avevi portato un sacco di gente in piazza. Queste piazze che i partiti ormai non le riempiono più, quindi forse anche questo è un segnale. Per noi è stata davvero una sorpresa, perché noi in effetti abbiamo fatto la nostra locandina con il nostro logo, chiaramente abbiamo comunicato che lo svolgimento della manifestazione per cercare di convogliare più persone, tutte sotto, diciamo, il tricolore, diciamo così, abbiamo chiesto a tutti i partecipanti di evitare bandiere o loghi, abbiamo invitato comitati che sono impegnati sui diritti della salute, piuttosto che comitati che lavorano per le cure domiciliari. E in merito vorrei dire che il 7 di settembre alle 9:45 ci sarà un'udienza per un ricorso al TAR che abbiamo depositato come Comunità Lexi di Liguria, per quanto riguarda la richiesta della reintroduzione del protocollo di cure domiciliari, che tra l'altro il Piemonte è stato pioniere di questo protocollo a marzo passato, dove i risultati erano veramente ottimi, tanto che io sinceramente per un attimo pensavo che in giro di un anno ci saremmo liberati di questa cosa qui, che poi incredibilmente è stata sospesa. Quindi noi abbiamo iniziato una serie di azioni che vanno contro il governo, se vogliamo metterla così, in difesa e in tutela della parte sanitaria di tutti i cittadini, perché intanto ormai è stato che questo protocollo di vigilatesa chiperina non ha un grande effetto, anzi. Per quanto riguarda il Green Pass, noi chiaramente siamo andati dietro a quest'onda che è arrivata in maniera inaspettata, e infatti, come dicevate voi, in giro di 24 ore abbiamo organizzato tutta la nazione, si può dire così, perché la Liguria è una regione piccola e abbiamo organizzato per il 30 12 piazze che saranno in tutte le province, diciamo diluite in tutta la Liguria, e abbiamo fatto questo lavoro qua in tutta Italia, quindi e questo sì, l'ha fatto Massimo, però veramente io lo ribadisco, ringrazio proprio, dobbiamo ringraziare tutti i militanti che sono dentro il partito. Questo è uno dei pochi partiti che fa ancora militanza vera, che sa gente fisica che lavora, che mette i banchetti, che i coordinatori provinciali hanno fatto un grandissimo lavoro. Sì. Penso che vada sottolineato che il fatto che noi siamo arrivati In così poco tempo sul problema dimostra quanto sia noi come coordinatori regionali, ma tutta la struttura che è fatta in tutta Italia, sia presente e sia attiva sui territori, perché quando hai una risposta così rapida è perché tu tanto vivi come cittadini i problemi del paese, e in un lampo abbiamo cercato di avere una soluzione a questa problematica che si presentava, perché non è una questione di avere sfere di cristallo o quant'altro, noi siamo prima di tutto cittadini che abbiamo preso un impegno per il nostro paese, e dimostra quanto tutta la struttura di Italexit da nord a sud sia in forte contatto con le persone, cosa che ormai nessuno fa dei partiti,
Io credo che questo vada evidenziato, perché la gente in strada, tantissimi da destra a sinistra, gente che manco ci conosceva, gente di sinistra che chiusa riccio sul loro gruppo, sono venuti a ringraziarci perché abbiamo fatto, ad esempio, una manifestazione realmente mirata all'interesse nazionale, quindi priva di propaganda, mettiamola così, mirata al problema vero del paese. A me ha fatto un grande piacere vedere persone che magari non ci appoggiano totalmente a livello politico, ma che ci hanno ringraziato, ci hanno sommerso di messaggi. Io credo che sia un importante segnale questo. Ma io sono d'accordissimo. Massi, volevo chiedere, perché Fabio parlava di propaganda, no? Allora, io non lo so, io la rigiro, la penso come te, Fabio, ovviamente, però la rigiro, no? Cioè, io credo che se un partito non deve chiedere i voti sui problemi reali, su cosa li deve chiedere? Cioè, il fatto che per portare avanti certe battaglie serva anche un consenso, e che il consenso vada raccolto in una leva che può essere un partito, e che tramite questo consenso poi portare avanti queste battaglie, io credo che sia fisiologico. Non so cosa ne pensi, Massimo. Cioè, su che cosa chiediamo, se no? Sui capelli biondi e mori del leader, oppure non so, su che cosa si chiede il consenso? Potete silenziare i microfoni, ragazzi? Ah, Fabio? Ok, perfetto. Sento un ritorno. Ecco, adesso bene. Sì, sì, no, no, dici bene, ma io per mia natura sono abituato a lavorare sui territori, a lavorare sodo, e sono abituato al sacrificio, perché oggi la migliore risposta, la migliore soddisfazione che a me è venuta per quanto riguarda noi in Calabria, ma penso che anche lì da voi, quello di sentirsi dire grazie per quello che state facendo, grazie perché siete un punto, oggi un punto di riferimento per tanti italiani che non si riconoscono ormai nei partiti tradizionali. Quindi io penso che sia tutto fisiologico quello che sta succedendo. Noi da qui a breve diventeremo veramente un punto di riferimento per tantissimi italiani, già lo siamo, ma lo saremo sempre di più. Quindi bisogna in questo momento lavorare e far comprendere che questo è solo l'inizio di una grande battaglia di civiltà, una grande battaglia di libertà. Per questo io invito alla mobilitazione, come ha fatto Gianluigi, il nostro leader. Questo è solo l'inizio, no? Adesso noi ci occuperemo anche di tante tematiche che vanno a toccare da vicino le corde vocali delle persone, nel senso che si parla anche di estendere il Green Pass ad altre categorie, e quindi noi per questo noi chiediamo oggi di bloccare questo disastro sociale. Il governo non può non tener conto della marea umana che si è riversata nelle piazze, e lo farà fino a quando non capiranno che la gente ormai si è svegliata dal pensiero unico che ha purtroppo conquistato alcune menti negli ultimi mesi. In questo momento scricchiola, quindi sta scricchiolando, e la gente è ben conscia che in Italia vi è un deficit di democrazia e di libertà, e noi faremo la nostra parte, con tenacia, con orgoglio, come dicevate prima, siamo un partito, lo dimostra che siamo in mezzo alla gente, un partito vecchio stampo, se dire, quando gli altri partiti non esistono, sono lontano anni luce, sono dei club che si riuniscono soltanto in prossimità di una competizione elettorale per chiedere il voto e poi sparire nel momento appunto di difficoltà. Noi invece siamo qui presenti, siamo un punto di riferimento, e lo saremo, e ne sono convinto di questo, da qui in avanti per milioni di italiani. Tra l'altro, qua per chiedere i voti, cioè noi siamo messi proprio controcorrente, nel senso che ma siamo l'unica opposizione in Italia, Massimo, diciamola tutta, siamo l'unica opposizione credibile in questo momento in Italia, l'unica. Il flusso facile
No, non so come la vedete voi, sarebbe piuttosto facile oggi, basterebbe assecondare questa folle tensione, questa folle politica del terrore, a volte veramente basata su nonsense logici oltre che scientifici. A volte abbiamo visto sedicenti scienziati dire tutto, il contrario di tutto, con una faccia tosta che io non so come fanno a guardarsi allo specchio qualcuno di questi, veramente allucinante questa cosa qui. Tu dicevi che vorranno allargare Green Pass altre attività. Ricordo che hanno già aperto l'ulteriore finestra di Overton, hanno già lanciato la proposta, no? Seppure qualche giornaletto, non so come chiamarlo, di proporla addirittura per votare, no? Una provocazione. Questo considerare dei cittadini di serie B, no, in questo modo qui, questa cosa è gravissima, veramente crea lacerazione. Il nostro lavoro sarà quello, non so come la vedete voi, di un po' ricompattare questa comunità, questa società, no? Non so chi vuole dire la sua su questo. Qui sarà difficile. Sì, no, io aggiungo semplicemente un pensiero, 30 secondi. Lo ripeto, noi oggi rappresentiamo forse l'unica opposizione credibile in Italia. Questo è un dato chiaro, netto, inconfutabile. E poi bisogna, tra virgolette, tutelare un sacco di categorie che in questo momento sono in difficoltà. Io ho ascoltato nella piazza, ho preso la testimonianza di un'infermiera che è stata sospesa. Un'infermiera che è stata sospesa, un atto veramente vigliacco che è stato fatto, un attentato veramente alle libertà. E ho visto veramente nei suoi occhi una disperazione che va oltre, diciamo, qualsiasi, diciamo, ragionamento. Quindi noi oggi dobbiamo continuare su questa strada e far comprendere che non molleremo fin quando non ci sarà veramente un ripristino della normalità in questo paese. Volevo intervenire su questo aspetto perché, come diceva Fabio prima, noi in Piemonte siamo stati i primi a occuparci delle cure a casa. Perché? Sostanzialmente è stato fatto un protocollo che si chiama Covid a casa, sperimentato da 3 ospedali in 3 province diverse, che ha funzionato molto bene e che ha permesso addirittura di non ospedalizzare i pazienti. Tutti i pazienti sono stati curati a casa. Ecco, se avessero utilizzato la stessa pragmaticità e la stessa velocità nel cercare di porre, di mettere a terra questo protocollo, oggi sicuramente non saremo qua. La situazione sarebbe totalmente, bravo. Totalmente diversa. E invece stanno cercando di tirare la corda e di capire anche quanto questa corda potrà essere tesa prima che gli italiani perdano la pazienza. E mi auguro che gli italiani perdano la pazienza veramente molto molto presto. Perché è una prova di forza quella che stanno facendo. Per 20 anni hanno imposto riforme. Quando dico hanno, parlo di tutti i partiti, perché stanno tutti dalla stessa parte, compreso Fratelli d'Italia, che è una finta opposizione. Per 20 anni hanno firmato di tutto dicendoci ce lo chiede l'Europa. Quindi, come se i nostri politici non avessero nessun tipo di responsabilità, perché ce lo chiedeva qualcun altro. Adesso stanno privando noi cittadini di un pezzo di democrazia, ma non è responsabilità loro, lo fanno per la salute. C'è sempre una terza parte per la quale fare qualcosa. E questo credo sia questo il messaggio che noi dobbiamo portare avanti assieme a tutte le migliaia di persone che in questa prima settimana hanno firmato la petizione. Io credo che l'obiettivo che tra di noi ci siamo sussurrati di raggiungere il milione di firme entro fine agosto sia un obiettivo raggiungibile, perché le persone ci stanno seguendo e la nostra presenza è abbastanza
capillare, e là dove non è capillare possono rivolgersi alla parte web, alla parte online, per comunque dare un supporto. E ribadisco, questa, noi oggi ci facciamo portatori di una protesta formalizzata, ma sono i cittadini italiani che cominciano a capire che questa politica fatta in questo modo ridurrà il paese in briciole. Ridurrà il paese in briciole, e questo preoccupa tanta gente, preoccupa soprattutto in modo diverso chi ha una certa età, perché vede i fantasmi del passato, e preoccupa le famiglie con ragazzi giovani, perché questo è uno Stato che non darà più un futuro a questi giovani. Cioè, se andiamo avanti così, daranno a sti ragazzetti il reddito universale di qualche centinaio di euro per comprarsi la ciotola di riso, ma saremmo veramente ridotti in schiavitù. Io vorrei, se possibile, aggiungere a quello che diceva Massimo Gianangeli in merito al discorso del Green Pass e alla spaccatura sociale, perché poi chiaramente, che piaccia o no, quando uno cerca di opprimere le popolazioni in una direzione decisa, c'è un procedimento che ha dei passaggi chiari che la storia purtroppo ci ha insegnato. Si parte dalla paura e poi ci sono tutti dei meccanismi che servono a mettere uno contro l'altro, e diciamo che lo stanno facendo al meglio. Io penso che da un certo punto di vista la nostra raccolta firme non solo ha un impegno per dimostrare quanto gli italiani siano stufi di questa situazione, e poi eventualmente poter affiancare tutta questa raccolta firme a un nostro eventuale ricorso al TAR nazionale per il Green Pass, ma possa essere anche un modo di unire invece le persone. Perché vedete, se voi comunque, cioè se noi cerchiamo di dare importanza al fatto che ai nostri banchetti firmano vaccinati e non, comunque questo secondo me è un modo di ricongiungere la popolazione, perché di fatto parte già da loro il rispetto reciproco, e io credo che questo sia un ottimo segnale. Io qualche giorno fa ho sentito in un TG della rete RAI, che sappiamo benissimo essere uno strumento ormai privatizzato di comunicazione di una certa frangia politica, dire che è inutile dire che è anticostituzionale il Green Pass, perché in caso di legge anche l'articolo 16 prevede una limitazione della libertà. Intanto non è una legge, perché un DL a 60 giorni per essere permutato in legge, e quindi è uscito il 23, attualmente ci stanno lavorando, quindi finché non sarà convertito non è una legge, pertanto è anticostituzionale a tutti gli effetti. E poi comunque sia, credo che la volontà di vivere così tanto mettendo paura, credo che poi possa creare problemi nella parte bassa del ceto sociale, no? Perché abbiamo visto aggressioni, controaggressioni, perché in alcune città ci sono state manifestazioni che sono finite in modo piuttosto arzillo, mettiamo così, perché gruppi pro-vax, chiamiamoli così, sono andati a insultare le persone che manifestavano in maniera pacifica. Quindi secondo me, se noi quando raccogliamo le firme, parlando con la gente, cerchiamo di far capire che hanno ragione entrambi, e che chi ha torto e chi vuole il Green Pass, o meglio lo Stato che vuole imporci il Green Pass, credo che possa essere un collante tra questi due correnti di pensiero. Scusa Massimo, volevo aggiungere una cosa che ritengo molto molto importante. A Torino si sono presentate ai banchetti a firmare molte persone che ci hanno chiesto aiuto,
E queste persone lavorano o nell'ambito sanitario o nell'ambito della scuola o nell'ambito del volontariato. È arrivato un signore che mi ha detto: io è 20 anni che faccio il volontario alla Croce Rossa, ho ricevuto una lettera nella quale mi si dice che o mi vaccino o io non posso più fare il volontario. E questo è molto grave. È molto grave perché, come diceva Fabio, con questo tipo di logica mettono uno contro l'altro, no? Perché poi, sì, poi chiaramente la disinformazione è totale, per cui si assume per definizione che chi non è vaccinato è un untore, mentre molto spesso è chi vaccinato che può girare liberamente proprio perché ha un pass in mano, ma potrebbe essere portatore di. E questo ha fatto sì questo evento che, come diceva Massimo prima, Italexit stia organizzando un team di legali che metterà a disposizione pro bonus, quindi senza dover pagare, proprio per cercare di tutelare anche o di fornire comunque un supporto legale a queste persone che, vi assicuro, sono molto più di quanto è ne possiate immaginare. Esatto. Infatti su questo abbiamo avuto la ristorazione, abbiamo avuto sì tantissimi dipendenti di ristoranti mi hanno scritto in privato e anche qualche insegnante, dove addirittura alcuni titolari di ristoranti si sono presi la briga, se mi permettete il termine, di dire al dipendente che se non si vaccina entro il 6 viene licenziato, che tra l'altro, voglio dire, non è neanche previsto dalla legge, pertanto capite che tipo di iniezione di informazioni dentro la testa che hanno fatto la gente, perché arrivare a dire una cosa del genere. Qui adesso abbiamo cominciato a toccare la parte, diciamo, della legittima difesa, no? Contro questi, al di là delle segnalazioni, che poi dopo ce ne arrivano tantissime, le verificheremo, alcune forse esagerano, alcune invece sono la situazione più grave di quello che ci segnalano, quindi va tutto poi sempre verificato, ovviamente. Ma secondo me, insomma, ci sono degli appigli. Adesso io, ovviamente, come diceva Luciano, noi abbiamo i nostri legali anche in gamba, stiamo discutendo, insomma, dopo non anticipo niente. Comunque le discussioni, anche dal punto di vista della difesa legale, sono tutte in itinere e abbiamo delle forti, insomma, nel gruppo, diciamo, anche con altri coordinatori siamo sentiti, secondo me ci sono delle forti perplessità sulla sostenibilità di questa misura, no? Anche sull'attuazione di questa misura. Ma io direi che uno dei punti cardini, non so come la vedete voi, ma uno dei punti cardini, prima voi avete parlato della Costituzione, no? La Costituzione è la nostra ancora, no? Quindi è chiaro che qui c'è un problema di violazione dei diritti primari che sono costituzionali, io direi addirittura immanenti, sono proprio umani, dei diritti umani primari, ok? Ma qui c'è un punto che, senza scomodare i diritti costituzionali, ma qui c'è un punto che è cruciale, che rende illogico questo provvedimento. Se il vaccino non ferma il contagio, tantomeno lo ferma il Green Pass. Cioè, non è che ci vuole un genio o chissà un luminare della logica che ci faccia capire questo. Siccome è scritto, è stampato in tutti i documenti ufficiali che chi si vaccina deve mantenere le precauzioni, che il vaccino non è stato autorizzato ai fini della prevenzione della infezione, ma solo ai fini della prevenzione della malattia, allora se la situazione è questa, un Green Pass che per logica è basato sul fatto che deve favorire la riduzione del contagio, no? È evidente che non può essere motivato adeguatamente, non c'è la motivazione, non so come la vedete voi. Qui tutta la questione dei diritti. Non so se anche in Calabria avete dei legali che vi hanno esposto anche tipologie di perplessità come questa. Massimo, ci sei? Massimo? Ok. Massimo? Non ci sente? Credo abbia problemi di linea perché è andato via due volte lo schermo prima. Sì. Va bene, era solo per, se volete fare dalle altre regioni un
punto su questa storia delle gali. Da noi nelle Marche abbiamo delle gali che hanno dato la disponibilità anche a darci una mano a livello regionale. Non so se anche nelle vostre regioni, beh, Fabio parlava del ricorso, addirittura. Quindi... Sì, noi in effetti abbiamo uno studio che particolarmente, come si dice, partecipe delle nostre attività, non è ligure, onestamente, è uno studio legale, Levoni, del Foro di Modena, che però, diciamo, ci lavora la nostra coordinatrice attuale della provincia di La Spezia, e diciamo che sposa in toto le nostre iniziative e la nostra linea politica, e ci sta davvero aiutando molto. Devo essere onesto, più di una volta ho avuto il supporto, o meglio una consulenza, da parte dell'avvocato Marco Mori di Ravallo. Devo essere onesto che lui è molto disponibile, e più di una volta ci siamo, come si dice, consultati. Abbiamo fatto anche qualche giorno fa una conferenza insieme, dove abbiamo cercato di spiegare un po' queste problematiche, sia a livello macroeconomico che giuridico. È chiaro che tutta questa situazione, come dicevi tu, Massimo, è abbastanza illogica, tragicomica, io oserei dire, perché poi si parla di un pass obbligatorio per un vaccino non obbligatorio, quindi esatto. È abbastanza tragicomico, oserei dire. Massimo, ci senti? Ci senti adesso? Sì, adesso sì. Sì, perfetto, mi sono perso qualche minuto. Sì, parlavamo degli aspetti legali. Non so se in Calabria avete qualcuno che vi dà una mano da questo punto di vista. Sì, ci stiamo organizzando anche su questo fronte. Abbiamo un coordinatore di Cosenza che è un valido avvocato. Nei prossimi giorni, diciamo, parleremo anche di queste cose. Poi negli ultimi giorni abbiamo avuto delle adesioni, soprattutto, come dicevate prima, da parte di tanti professionisti, tanti avvocati che si sono iscritti ad Italexit, e quindi tanti di loro hanno dato alcuni spunti che dalla prossima settimana metteremo sul tavolo. Si sono iscritti a Italexit tantissimi docenti che in questo momento hanno il timore, appunto, dell'obbligo vaccinale. È stato accennato prima l'incongruenza della narrazione dominante, che è crollata ormai. Ti hanno raccontato per mesi e mesi che il vaccino proteggeva non so da che cosa, quando oggi scopriamo che paradossalmente il vaccinato non solo può prendere la cosiddetta malattia o infezione, ma addirittura può trasmetterla. Quindi sta crollando il castello di menzogne su cui hanno costruito il consenso. E quindi sono convinto che, come ho detto poc'anzi, che siamo sulla strada giusta. Poi ripeto, siamo in un momento particolare, bisogna, come è stato accennato poc'anzi, lavorare sui territori. Poi porto la testimonianza della mia regione, una regione bellissima, ma ahimè siamo con l'unica regione d'Italia con la sanità commissariata, prorogata di anno in anno, e pensate, in Calabria non è attiva la farmacovigilanza. Ecco, è andata via la linea ancora. Luciano, io ti volevo dire, se ti va, siccome tu hai parlato prima di cure, no? E oggi è un giorno molto triste. Assolutamente sì. È un giorno molto triste perché una persona alla quale abbiamo imparato a voler bene, ci eravamo un po' affezionati l'anno scorso, questa persona così umile che era il dottor De Donno, aveva provato, si è trovato forse in una situazione più grossa di lui, non lo so. Lui faceva il suo lavoro e semplicemente curava le persone, non è che si è fatto troppe... Niente. Ecco, sì, Massimo, stavamo parlando adesso
che oggi no, giusto per concludere il pensiero, sì, il ragionamento, pensate un po' che la Calabria in questo momento è l'unica regione dove non è attiva la farmacovigilanza, cioè in un particolare momento storico come quello che stiamo attraversando, un settore strategico quale quello della vigilanza farmacologica non ha un proprio responsabile, quindi non è proprio attiva questa cosa, quindi siamo veramente all'assurdo. Abbiamo sollecitato questa cosa, siamo usciti pubblicamente per ripristinare un po' la normalità anche in questo ambito. Ripeto, noi venerdì saremo nuovamente in piazza, perché non molleremo di un centimetro. Avete toccato argomenti che sono veramente dei nervi scoperti, quindi noi condivido e continueremo su questa strada, Massimo. Assolutamente. Dicevamo prima con Luciano, prima aveva accennato bene al discorso delle cure, no? E dicevamo che oggi è un giorno molto triste, perché un po' il simbolo di quello che poteva essere la cura già un anno fa. Sono state storie molto travagliate, no? Riguardo alle proposte del dottor De Donno. Io mi ricordo una trasmissione in cui l'hanno trattato, cioè io non credo ai miei occhi, non mi ricordo che trasmissione era, perché non guardo quasi mai la TV, però mi è capitato di vederla online. Cioè, ma come si fa una persona che cura le persone la tratti così? Invece, quindi non lo so, Luciano, se ti va di dire qualcosa come la vedi tu. Ma ti direi che è un periodo per chi come noi magari ha avuto la possibilità di avere qualche informazione in più su quello che è successo, perché quello che è successo, al di là del vaccino sì, vaccino no, io mi vaccino, non mi vaccino, quindi non voglio entrare nel merito, perché la posizione di Italexit sul vaccino, cioè noi non siamo né per i sì né per i no, siamo per uno Stato che informa, per uno Stato di diritto che informa il cittadino su eventuali rischi, che si prende le responsabilità e non fa firmare una liberatoria dove il cittadino si assume la responsabilità di quello che potrebbe succedergli. Quindi siamo per informare, quindi la nostra posizione è abbastanza neutra, però raccontare, noi poi tra l'altro se ci fosse qualcuno che è interessato posso mandare il report che abbiamo fatto, raccontare la storia del Covid a casa, del protocollo, è veramente una storia dove è difficile credere che sia successa una cosa del genere, cioè tre ospedali che si mettono a marzo dello scorso anno a parlarsi, a verificare, a fare tutta una serie di verifiche, a collaborare con medici internazionali che riescono a mettere a punto delle cure che permettono in tutti e tre gli ospedali, che ricordiamo sono quello di Ovada, il Mangiagalli di Milano e l'ospedale di Piacenza, di poter curare la gente a casa e di non avere morti, salvo veramente pochissimi casi. Cioè ad Ovada hanno avuto un morto in un anno, e Ovada è nell'Alessandrino, che è una delle province, se non la provincia più vecchia d'Italia, una sicuramente delle più vecchie d'Italia come età media. Questi signori hanno non solo hanno prodotto un protocollo, ma l'hanno comunicato al Ministero della Sanità, l'hanno comunicato all'AIFA, non hanno mai avuto né riscontri né richieste di chiarimenti, cioè è stato bellamente ignorata questa cosa. Lo Stato ha continuato con la vigile attesa, come si chiama, non ricordo mai il termine corretto, la vigile attesa che ha fatto sì che i decessi fossero, credo, decine di migliaia. Quindi c'erano delle persone come il dottor De Donno che avevano trovato delle cure e applicato queste cure, e queste cure avevano dato i risultati, e sono state derise, sono state insultate. Poi c'è, come sempre succede in questi casi, chi è forte e si butta tutto alle spalle e va avanti.
e non è la prima volta che capita che invece il soggetto non resista a queste pressioni e succeda quello che è successo oggi. Io spero che qualcuno, il dottor De Donno ce l'ha sulla coscienza e spero che questo peso negli anni per queste persone sia veramente pesante da portare avanti, perché non è un suicidio, quella persona lì l'hanno uccisa veramente, veramente in tanti. E in tanti, sicuramente tutti quelli che l'hanno deriso nelle varie trasmissioni, nei vari talk show che se ne fottono di quello che trasmettono, ma vogliono soltanto l'audience e vogliono soltanto pubblicità. Peraltro credo sia la prima volta nella storia che un governo dà 50 milioni di euro alle emittenti radiotelevisive per parlare in un certo modo di questa pandemia. Quindi siamo veramente davanti a uno schifo organizzato molto molto bene. E poi, se posso aggiungere, come diceva Luciano, il discorso delle cure domiciliari, oltre ad aver guarito un sacco di persone, era davvero incredibile di come avesse fatto crollare il numero dei contagi, che poi è il problema principale, oltre al numero dei morti. E sicuramente abbinando questo protocollo a il plasma iperimmune del dottor De Donno, avremmo avuto veramente un'altra storia da raccontare. E come diceva Luciano, chiaramente questo peso devono portarlo avanti in tanti. 58 malati terminali di Covid su 58 si sono salvati con le cure del dottor De Donno, e l'hanno contattato, gli hanno fatto proposte di lavoro da tutte le parti del mondo, compreso Stati Uniti e Messico, in centri infinitamente grandi di ricerca. E invece, come al solito, come accade sempre in Italia, sempre per quella frangia politica, no? del political correct, la solita frangia perbenista, chiamiamola così, dove tutti si sentono in diritto di puntare il dito verso tutti. Io non dimenticherò quando a Porta, ora mi sfugge il nome, ma un geologo dava del pazzo a Montagnier, perché ormai aveva un'età così avanzata che non si rendeva conto di quello che diceva. Quindi un signore che va a fare i buchi nelle rocce diceva a un premio Nobel alla ricerca che non capiva nulla di quello che stava accadendo. Quindi questa è l'informazione che abbiamo, quindi a me viene molto nervoso, sono sincero. Luciano, quando ha detto uno schifo, è stato un signore, perché poi alla fine i finanziamenti arrivano e arrivano sempre dagli stessi, per gli stessi. Noi ne siamo una prova, perché io non so sui vostri territori, ma ad esempio sul nostro, dove Toti fa da padrone della scena politica ligure, ormai i giornali, se voi andate a vedere Il Secolo o La Stampa o addirittura anche l'Ansa, che dovrebbe in realtà essere meno di parte rispetto agli altri, parlano sempre solo di Toti o di Sansa, che comunque Toti è presidente della Regione Liguria e Ansa rappresenta il centro-sinistra. A noi prendono i nostri comunicati, l'Ansa ha preso un nostro comunicato stampa, le nostre foto, siamo andati a parlare con dei pescatori di Santa Margherita che hanno un grave problema con normative della Comunità Europea a cui stanno lavorando, hanno tagliato e omesso tutta la parte dove diceva che questi pescatori si sono visti con noi per discutere con noi di queste problematiche. Hanno tolto tutte le foto e tutta la parte che si rivolgeva a noi e hanno lasciato scritto che i pescatori si sono trovati tra di loro, no? Per parlare della Comunità Europea. Quindi questa è la situazione attuale in Italia. Noi abbiamo una condizione di manipolazione di tutti i canali di informazione a un livello forse mai visto. Io, cioè,
nella seconda guerra mondiale c'erano i megafoni in giro in città e facevano così, adesso usano giornali e telegiornali, quindi è abbastanza vergognoso. Fabio, è auspicabile, allora noi probabilmente non riusciremo a farlo, è auspicabile che almeno la storia arrivi a condannare queste, l'operato di queste persone, come chiamano. Me lo auguro, questo veramente è l'unico augurio che ci possiamo fare. Poi la prossima battaglia la dovremo fare contro l'informazione, perché questa è un'informazione di regime che probabilmente neanche quando c'erano i regimi era così. Vi assicuro, Domenica, tra l'altro ho dei testimoni, quindi posso affermarlo chiedendo a tre persone che erano con me di testimoniare, è arrivata al gazebo una signora polacca con la cittadinanza italiana, quindi carta d'identità italiana, mi ha detto: senta, io ho vissuto in Polonia, ho vissuto la dittatura in Polonia, ma quello che succede qua non è mai successo in Polonia, sotto la dittatura. E per me è stato uno schiaffone, perché è come se mi avesse preso a schiaffi. C'è una persona che arriva da un regime che viene a dirti che qua stiamo ormai in una finta democrazia, che è quello che le cose alle quali sta assistendo da loro non succedevano. E questo, guardate, è veramente grave. Approfitto per dire una cosa, perché oggi la coordinatrice organizzativa del Veneto ci ha comunicato di una situazione molto pesante dopo la manifestazione che c'è stata sabato a Verona, in cui c'è proprio un comunicato del prefetto in cui sostanzialmente dicono di essere andati a ricercare dai video, vedere chi c'era, perché quella manifestazione non era autorizzata, e quindi vabbè, tutta una serie di non so come dire, profilassi burocratiche, diciamo così, però stanno arrivando pesanti, sono arrivate segnalazioni, mandati di comparizione. Allora io esprimo non so se siete d'accordo, io esprimerei subito la solidarietà anche ai militanti di Italexit, non solo a tutti i cittadini, ma anche a tutti i militanti di Italexit che sono colpiti da questo tipo di atteggiamenti e anche di provvedimenti che vengono dalle autorità. Io vi garantisco, perché per lavoro ero presente a Verona quel giorno lì, quindi sono stato a vedere, ero lì a vedere, e c'era un fiume di gente. Io non so se è veramente intelligente rispondere in quel modo lì, dal punto di vista proprio strategico, quando c'è una massa di gente così, anche abbastanza accalorata, no? Rispondere col pugno duro in quel modo lì. Secondo me a ogni azione c'è una reazione, no? E più la reazione è forte, più la reazione sarà forte. Io credo che sia il momento di un attimo calmare i toni, ecco perché sono piuttosto arrabbiato con chi lancia quegli spropositi, no? Con chi insulta, con chi denigra, perché la situazione è secondo me davvero, davvero esplosiva. Come Italexit noi cerchiamo di tenere comunque un atteggiamento ragionevole, siamo molto fermi nelle nostre posizioni, però insomma cerchiamo comunque di ricomporre, questo lo voglio ribadire, perché in un momento in cui tutti giocano a spaccare, forse Italexit è l'unico che cerca di ricomporre. Ricomporre non vuol dire non fare con fermezza la battaglia, ma vuol dire, un conto sono gli interlocutori, gli avversari politici, le autorità che sbagliano, il governo che fa delle cose oscene, no? Un conto è l'aspetto sociale, in cui comunque abbiamo bisogno di ricomporre. E poi io volevo dire una cosa, no? Alcuni mi hanno chiesto, non so se è capitato anche a voi ai banchetti, ma perché Italexit segue il discorso della pandemia, no? Se Italexit sono usciti tutti, che succede con quelli lì? Ah no, ecco, tornato Cristiano. Cioè, se Italexit, no? Italexit, poi andiamo verso la chiusura, poi dopo lanciamo un po', ricordiamo le prossime iniziative. Però se Italexit, sì, Massimo, io l'uscita dall'Europa, no? Perché pandemia Europa, no? Cioè, come mai? Che c'entrano, no? Non so come la vedete voi, io la mia spiegazione... Mi senti? Sì, Massimo, io ti sento. Massimo? Ecco. Massimo non ci sente. Cioè, dicevo, pandemia e Italexit, no? Perché la pandemia, in fondo, è il rovescio della medaglia dell'oppressione della gabbia europea, no? Ho seri problemi di linea.
Va bene, Massimo, proviamo. Non so se ci senti. Noi ti sentiamo. Va bene. Io spendo 2 secondi per questo perché incredibilmente su questo punto di vista Massimo, qua. io ti sento a tratti, mi sono perso sicuramente negli ultimi 10 minuti. Tu mi Non senti, so se mi Massimo? Adesso. sentite. No, non ti senti. Tu mi senti? Tu mi senti? No, allora niente. È meglio chiudere il collegamento di Massimo. Sì, adesso infatti ho messo in muto. Quindi niente, dicevo, io onestamente su questo punto di vista qua non saprei esprimermi con convinzione totale, perché alla fine io sotto questo punto di vista vedo la massima volontà di omettere alcuna informazione, principalmente più dal nostro governo che quasi dalla comunità europea, per assurdo. E mi fa strano doverlo dire, perché io onestamente sono uno dei più convinti nel contrastare questa comunità europea. Però, di fatto, a partire dalla traduzione del regolamento europeo sulla gestione delle normative della privacy e di tutto quello che era il discorso del Covid, la comunità europea, mi viene la pelle d'oca dirlo, ma avevano scritto quello che era tutto un protocollo, mi sembra anche piuttosto preciso, dove chiedevano agli stati con forte attenzione di informare tutti i cittadini che non c'è l'obbligo di vaccinazione, che non devono subire discriminazioni in nessun modo, né politico né sociale. E il nostro governo ci ha fatto avere un regolamento, questo regolamento qui tradotto, eliminando questa frase. E ci tengo a dire che se oggi voi andate a vederlo ed è corretto, e grazie anche a un'azione legale che noi abbiamo fatto sempre con lo studio legale Levoni e altri studi che hanno aiutato su questa presa di posizione, dove noi abbiamo fatto una denuncia alla Procura e di fatto è stato modificato, abbiamo chiesto una rettifica di questa traduzione e circa 7-8 giorni fa abbiamo ottenuto, anche di più, abbiamo ottenuto questa modifica, questa rettifica al regolamento. E quindi io sinceramente in questo caso l'Europa potrà avere tante colpe sotto il punto di vista di come ha fatto ottenere i vaccini, i contratti che ha fatto segretare e tutto quello che c'era da sapere su questo vaccino. Però nei termini della salvaguardia, diciamo così, delle persone, l'ho vista mancare di più dal governo che non dalla comunità europea, sinceramente. Ma vorrei, sì, Fabio, quando facciamo le nostre presentazioni cercando di spiegare alle persone perché nasce Italexit, su quale fondamenta nasce Italexit, è un argomento che tocco. Non dimentichiamoci che nel 2013 ci fu un report della JP Morgan. Che sostanzialmente indicava le costituzioni dei paesi periferici, diceva così, come costituzioni da eliminare perché davano troppa forza ai cittadini e poca forza ai governi. L'Europa è un mezzo che sta distruggendo certe economie a discapito di altre, però teniamo presente che probabilmente il progetto che si vuole portare avanti è quello veramente di annullare gli stati a discapito di un'oligarchia che spadroneggerà per il mondo, perché è quello che sta succedendo. E quindi laddove l'Europa non impone, arriva la troica di turno. Noi, anziché avere la troica, abbiamo un presidente del Consiglio che fa quello che vuole, ma vuol dire quello che vuole con la maggioranza bulgara. Credo non ci sia mai stato un governo che avesse una maggioranza come questa, in Italia. Cioè, maggioranza bulgara fatta di partiti che storicamente avevano preso posizione, si dicevano contro questo, contro quello.
e tutti schierati come Zerbini, quindi questo è molto preoccupante. Non Massimo, a te per la chiusura. Sì. Questo governo, comunque, a livello democratico, se non c'è opposizione, il governo non dovrebbe essere legittimato, perché è necessaria un'opposizione in un governo, quindi in teoria bisognerebbe rivotare se non c'è democrazia, se non c'è opposizione. Massimo, mi sentite? No. Massimo, allora io, perché qui problemi tecnici, mi avvierei verso la chiusura nel ricordare una cosa, innanzitutto che chi vuole firmare la nostra petizione lo può fare e i banchetti sono sempre segnalati sulle pagine, non so se Massimo mi senti? Sì, Massimo mi senti? Allora, le iniziative sono segnalate anche su tutte le pagine Italexit regionali, quindi Liguria, Calabria, ma tutte le regioni, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, di tutte le regioni. Ok, prima cosa questo. E poi ricordiamo che domenica pomeriggio dalle 18 Italexit scende in piazza, scende a Piazza del Pantheon a Roma. Ci sarà ovviamente Gianluigi Paragone, ci saremo noi coordinatori, ci saranno i militanti, ci saranno i simpatizzanti, ci saranno tutti quelli che dicono no a questo scempio dei diritti causato dall'obbligo di Green Pass. Ci saranno tutti i cittadini per bene che non ci stanno a farsi trattare da sudditi, perché poi alla fine è quello che stanno facendo. Io non so se volete lanciare anche voi l'invito ai vostri militanti e poi saluterei tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso. Ma sì, Massimo, penso che... Okay. Vai Massimo, in quel caso ti sentiamo, vai, se no ci sono avuto problemi di rete. Ok, sì eccomi, vai. Sì. Mi scuso ma mi sono perso gli ultimi 20 minuti... problemi di rete. Vabbè, per chiudere, intanto io nel ringraziare te e Fabio e Luciano per questa opportunità, soprattutto bisogna informare sempre più persone, quindi l'appello è per intanto presenziare a Roma il 1 agosto, l'1 agosto Piazza del Pantheon, lì ci sarà Gianluigi Paragone, bisogna scendere in piazza in massa, quindi l'invito è a partecipare. E poi per quanto riguarda noi in Calabria, rinnovo l'invito a presenziare i nostri banchetti, saremo presenti a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, venerdì 30 luglio dalle ore 18. E interverranno persone che fanno parte del mondo della scienza, un biologo di fama anche internazionale ed altro. E poi ovviamente troverete tutti i moduli da firmare per il no a Green Pass. Saremo presenti a Castrovillari, sempre nel... È andato via. No, Massimo okay. Non riesce a finire un concetto. No, anch'io invito tutti i piemontesi ad aderire, a recarsi ai banchetti e a esprimere con questa petizione una presa di posizione molto forte per la libertà e la democrazia. E mi auguro che la raccolta firme continui così come è iniziata. Grazie Massimo e grazie Fabio e grazie a tutti quelli che ci sono stati ad ascoltare. Noi cercheremo di diffondere, di fare informazione, cosa che peraltro ci è abbastanza preclusa sui canali ufficiali. Fabio. Allora, sì, intanto ringrazio voi, è stato veramente un piacere potermi confrontare con voi, anche perché era un po' che non riuscivamo a farlo per vari impegni di tutti noi. Sì, io invito tutti i Liguri a venire a firmare i nostri banchetti, saremo in tutta la Liguria, dal 29 inizieremo a Cairo, dalle ore 9 alle ore 12, il 30 saremo a Sarzana, alla Spezia, saremo a Genova, saremo a Varazze, Albenga, Villanova d'Albenga, Imperia e Sanremo.
questo tutto il 30. Sulla nostra pagina Facebook troverete indirizzi, orari, tutto quanto, c'è la lista completa di tutte le piazze. Invito i genovesi e tutti quelli che sono vicino a Genova il 30 a venire a manifestare. Faremo un piccolo corteo che parte da Piazza della Raibetta e arriveremo a Piazza Matteotti. Lì ci saranno tre relatori, ci sarà il dottor Roberto Santi che ci parlerà un po' di questi problemi legati al mondo della sanità, ci sarà l'avvocato Marco Mori che ci esporrà un po' tutte le azioni anticostituzionali che il governo ha attuato, ci sarà un professore che ci ha chiesto di rimanere anonimo che ci parlerà del mondo della scuola, delle problematiche che potranno subentrare con un eventuale Green Pass richiesto ai ragazzi e ai professori o per accedere agli scuolabus e a tutti i mezzi per arrivare a scuola. Quindi vi chiedo di partecipare in massa al 30 e concludo così, vi ringrazio e alla prossima. Sì, benissimo, allora anch'io vi saluto, noi saremo a San Benedetto del Tronto il 30, poi 5 agosto saremo, il 30 luglio saremo a San Benedetto del Tronto, poi il 5 agosto saremo a Gabicce e il 6 agosto saremo ad Ancona a raccogliere le firme, però tutti, noi quattro, tutti i coordinatori regionali e Gianluigi Paragone e il partito e i cittadini che vorranno venire saremo tutti in piazza del Pantheon domenica prossima 1 agosto a Roma e con questo con l'auspicio di essere in tanti e motivati io credo che possiamo salutare tutti e dare appuntamento alle prossime dirette, magari ne faremo altre su altri temi. Possiamo grazie. Chiudere con un no Green Pass. No Green Pass. No, no Green Pass. No, com'è il nostro è il pass non passa, com'era quello che l'ho coniato a Torino, no? Sì. Vabbè. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao, 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 ciao.